Il gol partita è un gol pesante, un gol fondamentale, possiamo dire, in una occasione unica. Solo dentro l'area piccola sembrava quasi un sogno, Alessandro. Sì, ho fatto un gol molto importante. Sono molto contento perché ci si è rivelati un vero gruppo. Anche a 10 minuti dalla fine ci abbiamo sempre creduto, non abbiamo mai smesso di spingere. Ed è un gol molto importante e spero di al via questo rush finale. Non è stato facile, si sapeva che poteva essere una partita complicata contro il Parma, forse quel gol di Cervinho così alla loro prima transizione ha un po' scosso la squadra? Ma sì, io ci ho giocato l'anno scorso, quindi so benissimo i punti di forza del Parma e come gioca il Parma. Noi sappiamo che con questo stile di gioco possiamo concedere qualcosa, specie di ripartenza, ma è una filosofia che abbiamo preso, che stiamo intraprendendo e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Domande da studio per Alessandro. Sì, io la cosa che voglio chiedere ad Alessandro è come può cambiare la stagione dell'Inter dopo questo gol? Quanto può essere pesante il tuo gol da qui fino alla fine? Ma come abbiamo sempre detto, la classifica la guardiamo relativamente. Quello che conta è l'umore della squadra, era fondamentale vincere oggi dopo il pareggio un po' strano col Sassuolo. E quindi noi continuiamo a guardare partita dopo partita sperando di vincerle tutte. Io invece volevo chiedere questa curiosità ad Alessandro, se c'è un motivo particolare per il quale dopo il gol ha baciato la maglia. Ma io l'ho sempre detto che sono interista, per me essere qua è un sogno, l'ho sempre detto sin da quando sono arrivato. E quindi voglio il bene dell'Inter, della squadra e spero di star qua a lungo. Grazie Alessandro, ha avuto un premio speciale perché poiché hai fatto il gol gli altri stanno ancora continuando a fare le vasche e te perché hai fatto il gol hanno detto puoi finire un po' prima. Grazie, buona doccia. Grazie. Un gol, terzo gol, tanto per te è una cosa bella, terzo gol in stagione, un tap-in proprio classico, la sponda di Lautaro e tu da lì, un gol semplice, però bisogna farsi trovare lì da soli. Posto giusto, momento giusto. Sì. Soddisfazione immagino, perché è stato un gol sì, importante. Sì, per il gol, per la vittoria ovviamente siamo contenti, sì. Un po' di difficoltà nel primo tempo, ne stavamo parlando anche col mister, un po' di distanze non tenute bene, poi nel secondo tempo però si è visto un atteggiamento completamente differente con una gara a senso unico, non soltanto nel possesso palla ma nel continuare a insistere, a cercare il varco per trovare il gol del pareggio. Sì, abbiamo sempre cercato di fare il gioco, di fare occasioni, gol. Abbiamo fatto fatica, abbiamo anche sofferto un po' in contropiedi, quello che cercavano e sono bravi in quello. Non è facile andare in svantaggio subito dopo 5 minuti, ma almeno sul carattere siamo riusciti a rimontarla. Domande da studio per De Vrij. Sì, ciao Stefan, io volevo chiederti come stai, perché ti abbiamo visto magari fare un po' di fatica fisicamente nelle ultimissime uscite, oggi però hai fatto una guerra con Cornelius praticamente, alla fine hai realizzato anche il gol, ecco, fisicamente la tua percentuale qual è, come stai? Sì, sto sempre migliorando cercando di fare il massimo ogni partita sto sempre cercando di andare al massimo. La condizione cresce. Studio. Io volevo chiedere a Stefan, sulla base di quello che ha detto prima il mister, che questa è una squadra che non molla, che combatte, quanto è stato importante trovare subito la reazione questa sera? Sì, è molto importante per lo spirito, per la squadra di rimontarla negli ultimi minuti. Dopo il pareggio siamo subito andati in vantaggio, quello importante che l'abbiamo cercato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Adesso una gara alla volta, no? Si diceva non si deve guardare la classifica, pensiamo a un impegno alla volta e poi vedremo alla fine di tirare un po' i conti, ma era importante ripartire. La vittoria di questa sera, meritata, è un punto di ripartenza. Sì, quello sicuramente per la vittoria, per i 3 punti, ora dobbiamo
Cioè, ogni partita cercheremo di vincerla iniziando da mercoledì, perché le partite si avvicinano e sono sempre ogni 3-4 giorni, quindi dobbiamo essere pronti tutti quanti.